Siamo con la professoressa Corti e il professor Panaro, docenti dei licei Giovanni da San Giovanni. Quali sono le aspettative di questo anno scolastico e anche l'ottimismo per poter finalmente fare progetti e uscite didattiche con i ragazzi? Quest'anno ripartiamo tutti con maggiore energia, ecco, e anche maggior ottimismo. Siamo ripartiti rivedendo i ragazzi in faccia, questo è un aspetto secondo me da non trascurare. Sì, si respira un'area di ripartenza, siamo contenti insomma, vedo che i primi ragazzi che oggi mi hanno illuminato col sorriso, no? E quindi non vediamo l'ora di lavorare, di collaborare anche nei progetti STEM e ci verranno anche a collaborare con l'Università qua al Centro di Geotecnologia di San Giovanni. È il primo anno che siamo rientrati senza mascherine, è il primo anno che comunque un po' possiamo anche, tra virgolette, abbracciarci. Abbiamo i compagni di banco che ci sono mancati tantissimo in questi ultimi anni. Sono sciocchezze, ma che però veramente quando poi vengono a mancare fanno la differenza, si sentono. Allora, le aspettative per quest'anno sono molto alte, spero appunto di partire con un piede giusto, visto che comunque siamo in quinta, abbiamo la maturità, la possibilità di fare la maturità con come è sempre stata prima del Covid è molto importante. È un anno da cui io, ma anche penso tutti i miei coetanei, ci aspettiamo veramente veramente tanto, non tanto dal punto di vista ovviamente scolastico, delle conoscenze, della preparazione, ma anche dal punto di vista delle cose belle, no? Questo è l'anno delle cose belle, diciamo. Allora, personalmente sono molto contento ed elettrizzato, questo perché ho vissuto due anni, la prima e la seconda superiore, quindi l'intero biennio, con la mascherina e con tutte le dovute limitazioni imposte dal Covid, chiaramente. Questo ha limitato molto la socializzazione e ha creato un clima tutto sommato teso e poco favorevole alla crescita personale di ognuno di noi.